Quota 100. Santa Maria del Bagno 2014. Com'è andata? È stata una bella vittoria. Con un bel traguardo che siamo riusciti a raggiungere. E niente, è stata una gara molto combattuta. C'erano piloti di un'altra regione, la Campania, a parte i nostri soliti, diciamo, avversari di Italia. È stata una vittoria molto voluta, perché siamo arrivati a Santa Maria del Bagno con un'aria, diciamo, elettrica, c'era la tensione. Io perché volevo puntare all'assoluto, poi c'erano pure gli altri, diciamo, miei contendenti di qua che puntavano alla vittoria, gli amici della Campania, anche loro sono venuti per vincere. Poi siamo riusciti a portare il risultato a casa. Una gara non sofferta ma molto combattuta, perché diciamo io sono sempre abituato a partire per primo, invece questa qua è stata una gara di attesa. Ho lasciato che diciamo girassero prima gli altri, vedere cosa facevano gli altri, per poi riuscire ad abbassare i loro tempi, quindi è andata abbastanza bene. Una gara molto intensa, tempi su tempi, ricordiamo il primo 57-12 del team De Vivo, la tua discesa sul 56-45 fino al tempo finale, magnifico, di 55-55. Il giro, lo ricordi bene? Ricordi qualche emozione di questa giocata? Sì, il giro lo ricordo 55-55, lo ricordo molto bene, però ricordo quando abbiamo fatto il 56 perché De Vito ha fatto subito il tempo, poi sono partito subito dopo di lui, diciamo, è brutto quanto per assoluto, il concorrente dopo di te lo toglie, rimane abbastanza, è molto... Mi è piaciuto di più, diciamo, il 56 e il 55, diciamo. Il 55 era logico, una conseguenza, perché di regola il pomeriggio non c'è meglio circuito, senti meglio la macchina, devi scegliere la macchina. Perché poi ho sbagliato un attimino all'otto, se non penso qualcosina sarei riuscito a togliere. Bene, allora abbiamo ricordato la penultima gincana, gara 5 del campionato gincane 2014. Passiamo subito a una delle gincane più attese nell'ambito di tutto il circuito, la gincana Acciaio Messapio, che si terrà il 31 agosto di questo mese. Una gara molto importante per te, ci vuoi dire i significati e le emozioni? Significati tantissimi, la mia gara di casa, come ogni anno tanta emozione, già pure le persone stesse quando dire sanno che arriva la gara di casa ti iniziano a fermare e ti dicono dai mi raccomando domenica in forma, non far scappare il trofeo, devi venire a Acciaio, cioè tu già hai l'attenzione, poi ti caricano ancora di più di responsabilità e per me piace una bella tensione. Poi a casa mia tutti gli avversari vengono in casa mia, riuscire a battermi Acciaio sarebbe per loro, quindi vengono tutti diciamo per vincere, nessuno viene a Acciaio per... ma non da adesso, mi ricordo da quando ero piccolo, dai tempi di mio padre che quando venivano diciamo gli altri concorrenti da fuori Acciaio, tutti venivano per vincere, cioè non è che venivano a Acciaio, ma vediamo il risultato, no, Acciaio si viene per vincere, la stessa cosa, come io a casa mia ci tengo a vincere. Bene, ricordiamo anche che dietro ogni singola gincana c'è il lavoro di molte settimane, molti mesi, ed è proprio lo stesso Rocco, campione di scossa negli anni 80-90, adesso apriamo una parentesi storica parlando di lui. Quindi ricordiamo anche che dietro ogni singola gincana c'è un lavoro di settimane, quasi mesi, e accede tutto questo e nuovamente amplificato, è dal 96 che si corre su un circuito storico che accede in Sacca in via Emilio Notre. Ricordi qualche emozione, esperienza di questa giuncana Acciaio, anche storica? Ricordi qualche episodio particolare? Beh, io ricordo quando ero piccolino che non si faceva a via Emilio Notte, si faceva in altri posti della città, se mi ricordo. Però dal 96 me lo ricordo bene, perché ero più grande, quindi mi ricordo, cioè, come ogni anno, tantissima gente. Quel pubblico di Acciaio è il numero uno in assoluto, perché a parte che è presente in massa, però
applaude sempre il concorrente, il pilota lo incita, lo si fa sentire il pubblico, dice, perché è unico, secondo me lo dirà sempre. Il pubblico dice il numero uno, non ci sono. Poi la cosa bella da ti parlo da, diciamo, quando da concorrente, quando sei in macchina, che sei seduto, ti vedi tutte queste persone che. La bella emozione. 6-7.000 persone che stanno ad aspettare te, tu dici quasi metto la marcia. Facciamo passare il prossimo. Bene, allora ringraziamo per l'argentino. Un grazie particolare a te per queste 100 indimenticabili vittorie e ti aspettiamo a cena, proviamo la 101. Mi siamo baccati. Grazie mille, Renato. Grazie a voi.